Buongiorno e ben ritrovati al TG Diocesano, il servizio di informazione religiosa della Diocesi di Viterbo. Vi ricordo, come sempre al termine del nostro TG, l'appuntamento dedicato al Giubileo 2025 con il nostro direttore Don Emanuele Germani. Eccoci a questo nostro appuntamento settimanale, andiamo ora a scorrere le notizie flash di questa settimana, partendo proprio dall'Assemblea Diocesana che si è svolta ieri sera al Palazzo Papale. Nella giornata di ieri, venerdì 11 ottobre, al Palazzo dei Papi si è svolta l'Assemblea Diocesana sul tema «La fede nella vita genera speranza». Un'assemblea che si colloca all'inizio del nuovo anno pastorale, al termine di un cammino sinodale e alle porte del Giubileo 2025. Un'ampia partecipazione di sacerdoti, religiosi, laici dell'intero territorio diocesano è stata attratta dalle sapienti parole di Monsignor Erio Castellucci, vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana, intervenuto ad aprire i lavori. Abbiamo raccolto le sue parole. Vediamo il servizio. Monsignor Castellucci, perché la speranza cristiana è ragionevole? Perché è fondata sul fatto che noi abbiamo dei desideri di pienezza che o sono segno che siamo esseri presi in giro da qualcuno o sfortunati, perché siamo gli unici esseri, almeno per ora, noti nell'universo che coltivano questo desiderio di eternità, di completezza, oppure qualcuno ce l'ha messo dentro questo desiderio. E incontrare il Vangelo che ci dice, attraverso la testimonianza incredibile, inizialmente anche incredula dei discepoli, che c'è qualcuno che ha vinto la morte, che Cristo è risorto, questo è un grande, direi, un riscontro molto importante, molto concreto ai nostri desideri. Ecco, cosa vuol dire a 2000 anni di distanza testimoniare questa speranza in carne e ossa che ha vinto la morte? Vuol dire seminare dei germi di carità, di amore, perché parlare della resurrezione in astratto è abbastanza facile, ma la fede nella resurrezione si dimostra cercando di far risorgere le situazioni della vita quotidiana, specialmente le morti quotidiane, cioè le situazioni di ingiustizia, di intolleranza, di incredulità. Sono quelle che la tradizione cristiana chiama le opere di misericordia corporali, fondate sul giudizio di Matteo, no? Ho avuto fame, ho avuto sete, ero nudo, ero povero, e le opere di misericordia spirituali. Ogni volta che noi innestiamo un seme di speranza nelle situazioni faticose, noi testimoniamo la risurrezione. Ecco, una speranza che si nutre di un noi, lei ha sottolineato. Qual è il valore della comunità in questo percorso? Non si può sperare da soli, cioè da solo uno può sperare di evitare gli ostacoli, di fare lo slalom tra le sofferenze, può sperare più o meno che la vita gli duri abbastanza, senza troppi fastidi, a volte sono anche illusioni più che speranze, ma solo con il noi si può anche sperare per gli altri e soprattutto darsi da fare per comunicare i propri doni agli altri, oppure chiedere agli altri di donarci un po' di ciò che loro sono e hanno. È in questa interazione che si sostiene la speranza. Eccellenza, una giornata che ci vede riuniti in assemblea all'inizio dell'anno pastorale. Quali le prospettive? Ma innanzitutto l'esperienza, che è un'esperienza gioiosa di ritrovarsi insieme, l'abbiamo già detto proprio all'inizio di questo momento assembleare, che non deve diventare un momento scontato, ma deve essere un'esperienza che si costruisce nell'arco dell'anno attraverso un cammino condiviso. La prospettiva è quella di conciliare e di trovare vie per rapportare fede e vita, e in questo rapporto quali sentieri di speranza si aprono concretamente nel nostro vissuto ecclesiale, nell'organizzazione delle nostre parrocchie, nella catechesi, nei momenti sacramentali, nelle situazioni concrete anche sociali che sono nel nostro territorio una domanda che viene posta. Come ha detto anche il relatore, ecco, la vita deve assumere il colore della speranza, il che significa che le questioni che viviamo dentro e fuori la Chiesa debbono trovare un punto in comune, e la speranza deve essere la positiva proposta di un cammino da condividere.
Monsignor Castellucci, il vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana, che lei ha invitato come relatore a questa assemblea, quali saranno i contenuti anche di elaborazione poi dei vari incontri, dei vari gruppi di studio? Ma sicuramente quello che mi aspetto da un'elaborazione consapevole e che guarda in prospettiva positiva è su quei tre livelli di valutazione, sicuramente la corresponsabilità, la comunione e la corresponsabilità, come queste nostre strutture ecclesiali, per esempio i consigli foraniali, e tutto ciò che fa parte di un modello di cammino in cui tutte le varie componenti debbono trovare dei punti di incontro, e quindi le responsabilità condivise, ecco quali segni di speranza per crescere in questo. Come anche concretamente l'esperienza sacramentale, il più delle volte vissuto come un'occasione avulsa dalla vita concreta e anche dalla vita ecclesiale, ma in concreto come trasformare questi momenti sacramentali in una speranza per una nuova progettualità della vita ecclesiale, accogliente, aperta, in cui l'esperienza della vita attraverso i sacramenti può diventare una speranza per le persone e per la comunità. Poi la pietà popolare, la straordinaria forza delle nostre tradizioni qui sul territorio è tale che dovremmo evitare che diventino una forma ripetitiva solo perché fa parte del se sempre fatto così. Ma questa meraviglia che abbiamo a disposizione, come renderla vitale, come far spingere attraverso queste esperienze vive delle nostre tradizioni popolari, perché no? Modelli sociali, rapporti intergenerazionali. Per esempio io vedo all'interno di alcune tradizioni giovani che partecipano, ma non vedo per esempio giovani che entrano in altre strutture della vita ecclesiale che sono di tipo solidale. E beh, questo ci dovrebbe far riflettere e spero che nei gruppi di lavoro questo emerga. Che impressione ha avuto da questa giornata? Ma un'impressione positivissima. Il tema è proprio centrale, importante, e c'è bisogno di speranza, c'è bisogno di parlarne per ricordarsi poi il valore. E, ho preso appunti e c'è veramente bisogno di rileggerli, perché non solo per noi stessi ma anche per portare questa speranza nei luoghi dove siamo, nei luoghi di lavoro e nelle nostre comunità anche. Che impressione ha avuto da questa giornata? Veramente mi ha colpito la quantità di gente che c'era. E di vedere tutta la chiesa diocesana radunata, tutti gli agenti pastorali. Era la quantità che eravamo e dopo la conferenza, no, del vicepresidente della conferenza episcopale, che è molto ricca per noi. Mi sembra un messaggio di speranza per tutti noi. Credo che è stato veramente molto arricchente per tutti noi. Da religioso sente la corresponsabilità di collaborare per questa Chiesa? Certamente, noi, come ci dice il Vescovo, ogni carisma deve far fiorire il suo dono ricevuto dallo Spirito Santo in favore della Chiesa, e la Chiesa si concretizza nella Chiesa diocesana. E perciò certamente abbiamo sperimentato di come possiamo, con il nostro carisma, con il nostro poco che possiamo fare, aiutare alla Chiesa locale dove siamo. Quindi questa anche condivisione che stiamo facendo adesso nella forania, ascoltando anche i catechisti, perché io sono in un seminario, non è che lavoro in una parrocchia, però questo ci arricchisce a noi come seminario e arricchisce anche il nostro seminario, può aiutare alle parrocchie con gli apostolati, con la visita delle case, la visita dei malati, eccetera. Grazie. Prego. Ma una giornata molto bella, molto interessante, bellissimo l'intervento del Vescovo Erio e sicuramente una bella occasione che fa bene a tutta la nostra Chiesa. Noi cerchiamo di accogliere le parole dei Vescovi, sia del Vescovo Erio ma anche del nostro Vescovo Orazio Francesco, e cerchiamo di applicarle nelle nostre realtà locali, ognuno nel modo, diciamo, con cui è impegnato nel cammino pastorale. Un giovane come vive l'impegno oggi
da cristiano? Ma secondo me i giovani devono vivere l'impegno con la testimonianza, cioè dandosi da fare nella propria comunità. Ad esempio io, ecco, parlo, diciamo, della mia esperienza personale con la confraternita, ad esempio, del mio paese, il movimento confraternale, quindi, diciamo, mettendo la faccia, come si dice, con la testimonianza, quindi dando il proprio contributo nelle varie attività, diciamo, all'interno della parrocchia, aiutando i parroci che ne hanno tanto bisogno in questo periodo, lo sappiamo bene. E quindi, ecco, secondo me la parola chiave è la testimonianza per progettare il futuro e per andare avanti sul cammino, diciamo, ecclesiale. Sicuramente il relatore è stato molto interessante nella sua esposizione, anche molto ricca di esempi concreti che sono quelli di cui realmente si ha bisogno, perché parlare di speranza è qualcosa che magari possiamo fare tutti, poi concretamente che cosa ci aiuta ad avere speranza è altra cosa. Quindi sicuramente è stato molto utile, spunto di riflessione che ci portiamo a casa e che speriamo, insomma, possa portare i suoi frutti. Sente l'urgenza di questi temi trattati? Assolutamente sì, c'è stato un intervento di una persona che ha appunto detto, no, con quello che si sente come facciamo ad avere speranza. Quindi sicuramente aiutarci a riflettere insieme su come possiamo vedere il positivo nonostante tutto è certamente qualcosa che è necessario. Don Paolo, vicario episcopale per la pastorale sociale, che impressione ha avuto da questa giornata? Beh, bella, forse è stato colto perfettamente nel segno l'intento di suscitare speranza. L'esposizione del Monsignor Castellucci è stata illuminante sia per la chiarezza, per la semplicità e anche per l'iniezione di speranza che ci ha infuso. Molto bella, molto bella. Interessante la proposta del Vescovo in cui ci chiede di innervare la fede nella vita. Cosa pensi? Beh, credo che laddove la fede non è innervata nella vita è inutile. E non solo innervata nella vita, ma io credo anche che come sacerdoti dovremmo aiutare le nostre comunità a diventare noi stessi luoghi accoglienti, luoghi di speranza. E d'altra parte noi sacerdoti stessi dovremmo essere stimolati dai nostri laici a fare altrettanto, a diventare anche noi segni d'accoglienza, di speranza, cioè laddove la fede veramente è testimoniata nel concreto di ciò che facciamo e non soltanto nella bellezza di ciò che diciamo. Quindi assolutamente essenziale portare la fede nel vissuto concreto di ogni giorno. Domenica 6 ottobre si è tenuta presso la cattedrale di Viterbo la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Orazio Francesco Piazza, con la presenza di tante coppie che quest'anno hanno festeggiato gli anniversari di matrimonio. Vediamo il servizio. Un appuntamento ormai fisso, promosso dalla pastorale familiare diocesana all'inizio dell'anno pastorale, che, come ha ricordato il vescovo, vuole essere un segno concreto di vicinanza della Chiesa a tutte le famiglie cristiane, agli sposi che custodiscono il dono dell'amore. Durante l'omelia, Monsignor Orazio Francesco ha ricordato come il sacramento del matrimonio gli sposi devono prepararsi a cambiare abitudini. Da soli è facile mettersi d'accordo, ma quando si è in due è più difficile. Il compito degli sposi oggi è proprio quello di mantenersi uniti, perché è proprio quando si rimane uniti e arriva la prova si è più capaci di superarla e affrontarla. Sentiamo il nostro vescovo. È proprio qui davanti all'effigie della Madonna della Carbonara, protettrice dei giovani sposi, abbiamo potuto vivere questa celebrazione intima in una cattedrale piena di sposi che vanno dal primo giorno fino a oltre i 60 anni. Una gioia condivisa in quel concetto di sacramentalità dell'amore che viene vissuto quotidianamente, anche il dono offerto, il descrivere questo amore attraverso la vita di tutti i giorni. Un segreto utile per tutti, ma soprattutto per chi ha deciso di vivere insieme per tutta la vita. Durante la celebrazione, le coppie di sposi presenti hanno rinnovato gli impegni del sacramento del matrimonio, ricordando come quel per tutta la vita non è mai solo per il singolo, ma è per quelli che ho accanto, ha concluso il vescovo. Emanuele Germani, Viterbo, Diocesi in Forma. Solenne concelebrazione nella giornata di San Francesco, il 4 ottobre scorso, presso l'omonima Basilica di Viterbo.
Numerose autorità civili e militari hanno assistito alla messa celebrata dal Vescovo, che ha invitato a riflettere sul messaggio di pace, speranza e attualità nell'insegnamento del frate di Assisi, nella vita quotidiana di ognuno di noi. Vediamo il servizio di Wanda Cherubini. Nella tarda serata dello scorso 4 ottobre, presso la Basilica di San Francesco, si è tenuta una solenne concelebrazione in onore di San Francesco, patrono d'Italia. La cerimonia è stata presieduta dal Vescovo Orazio Francesco Piazza e ha visto la partecipazione di numerose autorità civili e militari, tra cui la sindaca Chiara Frontini, i rappresentanti della provincia, il prefetto Gennaro Capo, il questore Luigi Silipo e i comandanti delle forze dell'ordine. Alla celebrazione hanno partecipato anche famiglie francescane, allievi delle scuole militari, cavalieri di Malta e il coro dei frati Cappuccini, che ha accompagnato la messa con i suoi canti. Dopo la lettura del Vangelo, il Vescovo Piazza ha invitato i presenti a riflettere sul messaggio di pace e speranza di San Francesco, sottolineando l'importanza della semplicità nella vita quotidiana, come via per ritrovare serenità e gioia. Durante l'offertorio, i produttori della Goldiretti hanno portato all'altare prodotti agricoli, mentre i cavalieri hanno offerto omaggi floreali. La sindaca Frontini ha poi deposto l'olio nella lampada ai piedi della statua di San Francesco, accendendola come simbolo di preghiera per la protezione e l'aiuto divino per la comunità. Wanda Cherubini, Viterbo, Diocesi in Forma. Dalla routine allo stupore, dalla rassegnazione al sogno. Sono i principali passaggi che hanno animato il campo adulti dell'azione cattolica diocesana svoltosi il 5 e 6 ottobre scorso ad Assisi. La location ha contribuito a dare il clima di questi due giorni sia nella visita dei luoghi francescani, sia incontrando la bellezza della storia della cittadella, sede della Procivita cristiana, palestra di missionarità e vocazione laicale, ma pure scrigno di opere d'arte contemporanee di grande pregio. I 24 partecipanti, oltre a vivere un'esperienza di fraternità, hanno approfondito le tematiche che guideranno il cammino annuale dei gruppi parrocchiani, sia per gli adulti nell'associazione che per i giovani. Si snoderanno sotto il titolo di replay, ovvero ripartire, ma con uno slancio rinnovato, come evidenzia la presidente diocesana dell'Azione Cattolica, Anna Antonini. È grande la partecipazione dei fedeli per le celebrazioni in onore di Santa Maria del Rosario, domenica 6 ottobre scorso a Tobia, la cui processione si è snodata nelle vie del centro. Vediamo il servizio di Luca Antonelli. Celebrata domenica 6 ottobre la festa patronale a Tobia in onore di Santa Maria del Rosario. Grande partecipazione dei fedeli che nei giorni precedenti hanno arricchito la festa con venerdì 4 ottobre alle ore 18 il rosario animato dal coro e dalle meditazioni di Padre Fiorenzo e sabato 5 ottobre alle ore 20 attraverso la cena nella sala parrocchiale organizzata dal Comitato Quartiere Tobia. Domenica invece alle ore 11 si è svolta la Santa Messa Solenne e alle ore 15:30 si è snodata la processione della Statua della Madonna per le vie del paese. È stata anche l'ultima processione dei padri passionisti del convento di Sant'Angelo. Infatti, domenica 13 ottobre alle ore 17, il Vescovo con la Santa Messa Solenne darà inizio del ministero pastorale di Don Fabrizio Pacelli, nuovo amministratore parrocchiale di Tobia, e per la costituzione della nuova comunità pastorale di San Martino al Cimino, Tobia. Luca Antonelli, Viterbo, Diocesi in Forma. E torna la giornata nazionale dell'Ordine di Malta. I membri e i volontari dell'Ordine di Malta faranno conoscere l'impegno medico, sociale ed umanitario svolto quotidianamente al servizio delle persone e delle famiglie in stato di necessità. Un'occasione per raccontare i progetti, le iniziative che l'Ordine di Malta ha avviato negli anni, a livello locale e nazionale, in favore dei più vulnerabili. Saranno presenti dalle ore 9 alle 19 a Piazza delle Erbe a Viterbo il 12 ottobre prossimo, ma anche a Civitavecchia a Largo del Plebiscito e a Rieti a Piazza Vittorio Emanuele II. Per il mese missionario ottobre 2024 si terrà martedì 22 ottobre prossimo presso la parrocchia di Santa Barbara a Viterbo una veglia missionaria sul tema Un banchetto per tutte le genti.
L'evento vedrà la partecipazione e la testimonianza di padre Vincenzo Bordo, missionario italiano, che ricordiamo ha ricevuto da parte del Presidente della Repubblica l'onorificenza di ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana per le azioni di solidarietà intraprese da più di 30 anni accanto alle persone più povere nelle periferie di Seul. E dal 17 al 23 ottobre si svolgerà il pellegrinaggio regionale del Lazio Unitalsi a Lourdes. Vedo dall'altra parte dello studio Don Emanuele con un ospite. A te la linea. Sì, grazie Alessandro. Siamo in studio, dall'altra parte dello studio. È venuto a trovarci il nostro ospite Don Gianluca Scrimieri, che è il coordinatore, l'assistente diocesano dell'Unitalsi di Viterbo. Grazie Don Gianluca di esserci venuto a trovare. E siamo ormai all'antivigilia, prossima settimana partirà il nostro pellegrinaggio regionale a Lourdes, presieduto tra l'altro proprio dal nostro vescovo, Monsignor Orazio Francesco Piazza. Saremo tanti pellegrini, ecco, ci dici intanto qualche dato così anche per conoscere. Buonasera a tutti, saremo tre aerei, un treno e un pullman. I fedeli in totale saranno 1100. E invece dalla nostra diocesi di Viterbo saranno quasi 200 pellegrini. Quindi insomma un bel numero dalla regione Lazio, quindi tutte le diocesi del Lazio dove almeno è presente l'Unitalsi, e andremo in pellegrinaggio a Lourdes. Ecco, il santuario ospiterà come tradizione non soltanto i pellegrini fedeli ma anche tanti malati, no? Sì, è un'occasione spirituale, un'occasione di grazia per i nostri malati, perché possono sentirsi a casa, in casa della Madonna, di Maria, per scoprire o riscoprire il sacramento della riconciliazione, per attraverso l'acqua o il bagno riscoprire il battesimo, questo confermare la fede in Gesù, questa adesione a Gesù attraverso Maria. È un'occasione di grazia. Intanto Don Gianluca, stiamo vedendo, la regia ci sta mandando anche le immagini, no? Tra l'altro abbiamo proprio girato lo scorso anno quando siamo andati in pellegrinaggio, questo sono i pellegrini proprio del Lazio, anche di Viterbo, e la processione, in particolare la processione eucaristica, che è uno dei momenti anche più significativi, no? del pellegrinaggio. Sì, Gesù Eucaristia è il fondamento della nostra fede, è l'incontro vitale fondamentale per i malati con Gesù Eucaristia, e loro stessi sono quest'ostia vivente, e loro sono la fragilità, come tutti noi, la fragilità, la malattia che cercano di incontrare la presenza del Signore e di Maria con totale fiducia e abbandono verso il Signore, verso Maria. E ritornano a casa sempre pieni di speranza, di gioia, anche grazie ai volontari dell'Unitalsi che prestano soccorso. Che fanno un lavoro stupendo, i dami e le barelliere, no? E barellieri. Bene, allora Don Gianluca, intanto grazie, vi dico soltanto che seguiremo ovviamente questo nostro pellegrinaggio, oltretutto non solo regionale ma in modo particolare diocesano, perché appunto sarà presieduto dal nostro vescovo Monsignor Piazza, quindi faremo dei collegamenti, manderemo delle immagini e ci ritroveremo tutti insieme uniti in preghiera nella grotta di Lourdes. Grazie Don Gianluca. Grazie a voi. E pubblicato il calendario della Caritas diocesana di Viterbo per condividere con i volontari, le Caritas parrocchiali e le comunità, un percorso di accompagnamento, formazione e animazione. Gli incontri si susseguiranno tra ottobre e novembre 2024 con l'obiettivo di arricchire il servizio del volontariato e acquisire maggiore consapevolezza nelle relazioni con le comunità di riferimento. Giovedì 31 ottobre prossimo, al Centro Diocesiano di Documentazione, al Palazzo Papale di Viterbo, si terrà l'inaugurazione della mostra storico-documentaria sul Giubileo, Pellegrini di Speranza, tra identità, prassi ed accoglienza. La mostra resterà aperta al pubblico fino al 29 novembre e sarà ad ingresso libero. E chiudiamo questa edizione ringraziandovi per averci seguito e dandovi appuntamento alla settimana prossima. Grazie.
Eccoci di nuovo in studio per parlare appunto di Giubileo. Ci stiamo preparando a vivere questo evento di grazia, questo dono di grazia che dal prossimo dicembre, il prossimo Natale, tutta la Chiesa nel mondo vivrà. In modo particolare le telecamere saranno tutte concentrate su Roma, dove il Santo Padre aprirà la Porta Santa. Già la settimana scorsa abbiamo dato alcune indicazioni fondamentali, importanti, un po' anche il cammino per la nostra Chiesa diocesana, il 29 di dicembre l'apertura del Giubileo nella nostra diocesi e il 15 di febbraio il grande pellegrinaggio che avremo a Roma con l'udienza dal Santo Padre e poi l'ingresso presso la Porta Santa della Basilica di San Pietro, quindi questo pellegrinaggio. E è il tema di oggi, il pellegrinaggio, che affronteremo insieme a Don Michele Ancora Contadini, che è il direttore dell'Ufficio Liturgico Diocesano, che è venuto ancora oggi a trovarci, e con lui affronteremo un po' questo aspetto. Prima di addentrarci nell'argomento, vediamo insieme questo servizio che parla un po' di come funziona il Giubileo, quindi cercando di capire un pochino meglio anche il senso dell'indulgenza, il senso del pellegrinaggio, e lo vediamo insieme. Ecco Don Michele, sono tanti gli elementi, come abbiamo visto anche dal video, che costituiscono il Giubileo, ma ce n'è uno in particolare di cui anche il Papa ne fa menzione nel documento, nella bolla di indizione: il pellegrinaggio. Sì, il pellegrinaggio è un elemento costitutivo di tutto il cammino della fede di un cristiano, è l'immagine della vita il pellegrinaggio, naturalmente, che assume però nel Giubileo un carattere tutto particolare. Appunto nel documento, nella bolla di indizione del Giubileo, spesso non confundita, al numero 5, Papa Francesco dice che non a caso il pellegrinaggio esprime un elemento fondamentale di ogni evento giubilare. Mettersi in cammino è tipico di chi va alla ricerca del senso della vita. Il pellegrinaggio a piedi favorisce molto la riscoperta del valore del silenzio, della fatica, dell'essenzialità. Ed è proprio, come dicevo, il pellegrinaggio uno degli elementi costitutivi che noi andremo a vivere anche nella celebrazione che vivremo in diocesi il prossimo 29 di dicembre con l'inizio dell'anno giubilare nelle chiese particolari. In questo documento, i testi per i liturgici del Giubileo, nelle note introduttive, nelle premesse, al numero 4, viene detto proprio questo:
nell'ambito della celebrazione eucaristica, segno peculiare della solenne apertura dell'anno giubilare, è il pellegrinaggio con l'ingresso processionale della chiesa diocesana dietro la croce all'interno della cattedrale, dove il pastore della diocesi svolge il suo magistero, presiede i divini misteri, la liturgia di lode e di supplica e guida la comunità ecclesiale. Quindi sarà proprio questo il segno tipico di quella celebrazione che esprimerà il senso più profondo del giubileo che andremo a vivere. Ed è bello vedere come anche la processione che faremo da una chiesa verso la cattedrale avrà nella sua forma molti significati. Sarà una processione un po' diversa dalle normali processioni che noi viviamo durante la liturgia, poiché l'ordine è un po' particolare. Aprirà la croce. La croce è la nostra speranza. Nell'inno liturgico del Venerdì Santo, dei Vespri del Venerdì Santo, Ave, Croce, Spes Unica, nostra unica speranza. È la croce che apre, il segno della nostra unica speranza. Alla croce seguirà subito il diacono con l'Evangelario, perché la nostra speranza in Cristo Gesù è sostenuta dalla parola, la quale alimenta il nostro cammino di speranza. E alla parola seguirà subito dietro l'Evangelario, il Vescovo. Il Vescovo, segno di Cristo, pastore, maestro, nella Chiesa locale. E segno del pastore che guida il suo gregge. Dopo il Vescovo, i sacerdoti, i diaconi, i ministri e tutti i fedeli laici. Quindi anche questo pellegrinaggio, questa processione, avrà un significato teologico-liturgico particolare. Croce, Evangelario, la parola, Vescovo, sacerdoti e tutto il popolo santo di Dio. Bello questa immagine che ci hai offerto. Tra l'altro il tema del giubileo appunto è pellegrini di speranza, quindi ecco, il pellegrinaggio, come avete sentito, ritorna e animato dalla speranza nel Cristo. Appuntamento allora al prossimo venerdì, dove tratteremo ancora insieme a Don Michele un altro aspetto del Giubileo 2025. Il nostro TG diocesano termina qui. Se volete inviare video, foto o contributi, potete farlo al numero WhatsApp oppure attraverso la mail in sovrimpressione. Vi ringraziamo per l'attenzione. Appuntamento alla prossima edizione.